Allora, segretario, come vede la realtà siciliana, che da tutti oramai è conosciuta come una sorta di laboratorio delle grandi intese, soprattutto trasversali? Sì, penso che abbia ragione. La Sicilia è effettivamente un laboratorio a negativo dell'accrocchio tra Lombardo, il centro e il PD, che rischia di essere anche la soluzione che abbiamo a livello nazionale. Visto come funziona la giunta Lombardo, io penso che questa sia una iattura, e allora bisogna lavorare affinché la Sicilia sia un laboratorio anche di un'altra cosa, diventi il laboratorio della costruzione dell'unità a sinistra, cioè di costruire una sinistra alternativa a questo accrocchio tra PD e Lombardo che faccia finalmente gli interessi della Sicilia e dei siciliani e non quelli di qualcun altro. Come vede la candidatura di Rita Borsellino alla guida del Comune di Palermo? Ma noi pensiamo che il problema è di arrivare a definire una candidatura di sinistra, e che ce ne deve essere una candidatura di sinistra, non possono essere 50. Quindi vediamo favorevolmente l'ipotesi di Borsellino, ma bisogna mettersi insieme attorno a un tavolo e ragionare affinché si eviti una situazione in cui magari c'è un proliferare di candidature. Bisogna trovarne una. Ovvio. Siamo a pochi chilometri da Gela, che è insomma un esempio di un'industrializzazione, quella dell'ENI, che non ha dato i risultati sperati, ecco. Come si pone il suo partito rispetto, ecco, a una possibile ripresa di un modello industriale forse anche diverso rispetto a quello gelese, ad esempio? Ma noi ci troviamo davanti a una situazione in cui bisogna bonificare le aree che sono inquinate e devastate, quindi bisogna fare la bonifica e farla bene, non male. Secondo, bisogna riconvertire molto produzioni da produzioni nocive a produzioni compatibili con l'ambiente. Terzo, bisogna avere un intervento pubblico che permetta di sviluppare produzioni utili e ambientalmente compatibili. Queste cose vanno fatte. Quindi è finita la fase delle industrializzazioni, purché sia e che non badavano all'inquinamento o no, e bisogna smetterla che le aziende che hanno inquinato non siano poi obbligate a ripristinare il territorio, perché questi vengono, fanno gli investimenti, distruggono il territorio, poi magari se ne vanno e chi si è visto si è visto. E invece c'è il problema di un intervento pubblico forte per, ripeto, disinquinare, riconvertire e soprattutto fare produzioni che siano compatibili con l'ambiente. Questo è un territorio di fortissima disoccupazione rispetto alle medie nazionali. La provincia di Caltanissetta è purtroppo insomma in testa a questa particolare graduatoria. Ecco, soprattutto nell'ultimo periodo anche, diciamo, le grandi realtà industriali in testa ENI hanno subito parecchie proteste. Secondo voi, insomma, che avete anche un occhio più nazionale e internazionale rispetto a questo movimento, lo scontento e l'assenza di lavoro potrebbe determinare, come dire, un passo in avanti rispetto alla protesta? Non lo so, io penso che il problema è sempre la soggettività, cioè non è che basta la disoccupazione perché la gente si muova. Sovente succede che uno è disoccupato e uno si siede e magari si sente ancora più debole, più fragile, e rischia di farla da padrona magari la microclientela. Io penso che noi dobbiamo costruire in Italia e nel sud, in Sicilia in particolare, un movimento per il lavoro che chiede una cosa semplice, un intervento pubblico non clientelare per far posti di lavoro veri per produzioni che servono. La regione Sicilia ha molti soldi, no? Non mancano i soldi alla regione Sicilia, il problema è che vengono spesi male, non vengono spesi tutti e vengono spesi solo quando dà luogo a clientele, e invece bisogna costruire che queste risorse pubbliche, che non si usano nemmeno tutte, ripeto, le risorse europee, i fondi europei, non vengono spesi tutti, queste risorse servono a mettere in piedi aziende che funzionino, dall'agricoltura alla trasformazione, all'assetto del territorio, allo sviluppo di un turismo che potrebbe essere molto migliore. Quindi va messa a valore questa grande civiltà, che è la civiltà che c'è stata in Sicilia nel corso degli anni, dei secoli, questa bellissima terra va messa a valore, ma appunto bisogna fare un intervento pubblico non clientelare. Questo per me è un punto decisivo.